Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti su questo video. Sta arrivando qualcosa di inaspettato e l'avranno detto anche da un mese. Purtroppo si sta avvicinando un asteroide, ma niente panico ragazzi. Ci sfiorerà, quindi è fra 3 giorni, il 29 d'aprile. Io col mio telescopio e quindi sarà minimo a distanza più di 2 volte della Luna, quindi 6 milioni di chilometri. Quindi il mio telescopio, se riesco già a vedere i pianeti, già lo vedo. Però non è facile individuare un asteroide. Se vedo un puntino luminoso, che io ho la mappa nel telefono che si chiama Starwalk 2, ovviamente forse, ma non sono facili gli asteroidi da catturare anche se sono da lontano. Se si vedono dei punti luminosi, sì, allora. Beh, basta chiacchierare. Buona visione. Andiamo su Google prima. Ecco qui, ragazzi. Vedete l'asteroide del 29. Che quando è? Oggi siamo 27, accadrà dopodomani, il 29. L'asteroide 1900 OR2. Ovviamente questo asteroide, ragazzi, è molto più doppio dell'Etna, perché quando il mondo è bianco. Nel 2079 l'asteroide passerà molto più vicino di quest'anno, quindi può significare un rischio di collisione. Ma già nel 2029 ce n'è uno il rischio di collisione. Apophis. Ok, direi che abbiamo finito, ma adesso andiamo. Tipo una specie, cosa accadrebbe se questo asteroide cadesse? Avete visto, ragazzi, il mondo è bianco. È quasi sui 500 metri. Però non del tutto, ok? È fra i 4800. È quando il mondo è bianco l'asteroide. Quindi un macigno mostruoso. Vi mostro cosa può accadere se cadesse tipo asteroide delle dimensioni del mondo bianco. Eccoci qui, raga, questa è una simulazione. Ecco l'asteroide. Ed ecco l'asteroide, raga. E sta
Fermiamoci un po', raga. Adesso lo trasformiamo nel mondo in bianco. Ecco, lo vedete lì, il mondo in bianco, ragazzi. È molto più grande dell'Etna, che è quella là. Ritorniamo all'asteroide. Se cadesse in mare, che succederebbe? Ci salveremmo? La risposta sarebbe... Ecco, guardate bene, ragazzi. Vedete il mare? Beh, ci siamo salvati. Punto interrogativo, lo state per scoprire. Guardate cosa sta succedendo. Gli uccelli sono impazziti, scappano, le acque si ritirano. E c'è una sola cosa. Un'onda anomala gigantesca dai giapponesi chiamata tsunami. L'onda assassina, raga. Nessuna via di scampo con quest'onda. Ci sono metodi per fermare tornado, uragani, ma per lo tsunami ancora niente. Adesso vi faccio vedere io la simulazione, se accadrebbe in Sicilia. Raga, eccoci qui, vedete? Quella è la luna, quella lì e quello lì è l'asteroide. Ora è a fianco alla luna, ma 3 giorni sarà minimo distante. Vedete la freccia come ha percorso l'asteroide? Tantissimo, vero? E fra 3 giorni sarà visibile, sempre se si vedrà un puntino luccicare. A 6 milioni di chilometri, non è tanto facile trovare un asteroide, specialmente con un telescopio come il mio, perché gli asteroidi non brillano di luce propria, non so come i pianeti, sono solo rocce. Ragazzi, lo vedete quell'onda lì? Quindi l'onda, lo tsunami sarà di almeno... Se del collasso dell'Etna un pezzo del fianco sarà di 50, questo qui quello quando potrebbe fare secondo voi ragazzi? Un asteroide molto più doppio dell'Etna se cadesse. Quindi il fianco è piccolo, quindi 50. Ci sto pensando ragazzi. 50, 100, 200, 250, di 300 metri ragazzi. Uno tsunami gigantesco, raga. Visto, ho preso la Calabria. Perché è atterrato nel punto della Grecia, nel Marione, e quindi anche lì è un pericolo. Avete visto, raga, l'onda si propaga. E ancora lì siamo ancora molto bassi. Metri. Avete visto l'onda che si alza ancora? Ecco, avete visto l'onda ancora si innalza. Dove non arriva più l'acqua, qua tipo si propaga così, guardate. Avete visto, raga? Quindi mezza Sicilia inondata dallo tsunami. E anche mezza Italia anche in pericolo, e anche la Grecia. Hai visto l'acqua che non ci arriva? Si propaga però per lungo.
Ora la Sicilia è inondata dallo tsunami. Vedete, l'acqua man mano si propaga perché è lì che è stato il danno. Poi io farò... È finita questa simulazione. Ecco, vedete qua. Almeno vi faccio guardare più del tutto il tempo. Lì dove c'è scritto, là c'è scritto 300 metri. Nella parte centrale della Sicilia è fra 100 metri. E qui nella parte mezzo dell'ovest del centro Sicilia, 50. E lì qualche 20 metri fra nella zona di Palermo e Trapani. Ok, ma cosa accadrebbe se steroide cadesse proprio sulla terra? Nella Sicilia, ragazzi. Ecco la simulazione. Ed ecco l'imbarco. Un bel cratere nero. Ero ragazzi. Però poi si allarga sempre di più. Avete visto causa questo, quindi un danno. Ma per fortuna ci sfiorerà dalla Sicilia, ragazzi. Beh, direi che il video si può concludere qui. Beh, ragazzi, spero che questo video, fra 3 giorni un asteroide sfiorerà la Terra. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se il video vi piace, ovviamente. Mettete un bel like, seguitemi su Instagram. Non dimenticatevi di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui per non vedere gli altri soldi dedicati al vostro World 23. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!